sciogliere il nodo sulle elezioni o meno, ma ancora ferma la sua posizione sulle primarie per quanto riguarda la leadership del centrodestra, nel caso si dovesse... Sono due domande diverse. Allora, sono due domande diverse, quindi le do due domande separate, così sono buone per le telecamere, scusate. Un'altra intera giornata a parlare della direzione nazionale del Partito Democratico, se si possa votare, si debba fare il congresso, le primarie, la verità è che stanno impedendo agli italiani di votare per risolvere i problemi interni al Partito Democratico. Ed è surreale che nell'Italia di oggi noi si debba stare tutti fermi ad aspettare che Renzi risolva i suoi problemi con la minoranza interna. Fratelli d'Italia è stato chiaro fin dall'inizio su quali debbano essere le condizioni per ricostruire una coalizione che possa essere credibile alle prossime elezioni politiche. Serve una clausola anti-inciucio, servono risposte chiare su temi come immigrazione, difesa dei confini, rapporto con l'Europa, lotta alla povertà, difesa della famiglia, e servono le primarie per scegliere il leader dal basso e non imporlo dall'alto. Secondo lei Roma la bufera si è placata, si placherà o è il caso di tornare alle elezioni? Ho detto in più di un'occasione che non penso che il sindaco Raggi si debba dimettere, penso che il sindaco Raggi debba cominciare a fare il sindaco, perché dopo mesi e mesi in cui sappiamo tutto dei problemi del Movimento 5 Stelle, delle beghe interne, dell'incapacità di scegliere perfino un assessore, dei quattro amici al bar che chiacchierano sul telefonino, non c'è neanche un provvedimento che sia stato fatto per la città. Come Fratelli d'Italia abbiamo più volte dato la nostra disponibilità a dare una mano, speriamo che prima o poi si cominci a occuparsi della capitale e si smetta di occuparsi dei problemi del partito. In Calabria c'è un centrodestra da ricostruire? In Calabria c'è un centrodestra che stiamo ricostruendo, c'è una destra che stiamo ricostruendo, c'è una proposta politica che vorremmo presentare, che sulla quale stiamo lavorando, che rimette al centro della politica l'idea di sovranità. Significa rimettere i cittadini al centro delle scelte e significa anche fare una politica che abbia come obiettivo unico quello di difendere gli italiani e l'interesse nazionale italiano, cioè l'esatto contrario di quello che in questi anni hanno fatto governi che, essendo calati dall'alto, non potevano difendere i bisogni del popolo. E chiaramente su territori come questo, che sono quelli che hanno maggiori difficoltà e che però sono fondamentali per tutta la nazione perché l'Italia possa crescere, bisogna fare un lavoro partendo dal territorio e dal valore che hanno anche, insomma, le classi dirigenti del territorio. Alcuni pensano che sia sufficiente la sostituzione etnica in territori come questi. I ragazzi italiani scappano all'estero e tanto qui arrivano immigrati da far lavorare. Noi pensiamo di no, noi pensiamo che bisogna dare delle opportunità ai ragazzi italiani capaci che vorrebbero dare una mano a casa loro. Un giudizio sui primi due anni di governo regionale? Guardi, non mi sembra che ci sia stato granché di cui parlare, quindi evidentemente non c'è niente di rivoluzionario in quello che è stato fatto e la Calabria si vede dai dati Svimez, esattamente come le altre regioni del Mezzogiorno d'Italia, ha ancora grandi difficoltà. Penso che si possa fare molto di più a livello regionale, penso che si potesse fare davvero tantissimo di più a livello nazionale. Non basta prendere e nominare un sedicente ministro al Mezzogiorno, che poi è uno che faceva già il sottosegretario o il viceministro nei tre governi precedenti, per dire che ci si sta occupando del Mezzogiorno, perché qui di risposte, di servizi, di infrastrutture, di risorse, di opportunità non ne sono arrivate. Possiamo fare per il giornale, diciamo.